grande criminalità. Vittorio, in tuo caso, sei nelle strade di Casa Monica, cosiddette. Esatto Marco, buongiorno di nuovo. Innanzitutto questo è il quartiere La Romanina, no? Enclave per molto tempo della famiglia, appunto del clan Casa Monica. Ieri è stato sferrato veramente un duro colpo al clan, la polizia ha arrestato 15 persone. Ci avviciniamo perché questa, e ve la faccio vedere, è una delle 7 ville registrate ieri, ma già in passato erano state sequestrate, alcune confiscate ville a questo clan. Dicevamo, ieri appunto la polizia coordinata dalla Procura di Roma ha arrestato 15 persone e ha sequestrato 20 milioni di euro. Pare che il patrimonio di questo clan, uno dei più pericolosi in Italia, sia intorno ai 90 milioni di euro. E partiamo da qui, vi presento innanzitutto velocemente la dottoressa vicequestore Angela Rogers. Voglio soffermarmi su questa scritta: The Family Casa Monica da un lato, questa villa, e qui naturalmente i sigilli apposta appunto al Tribunale di Roma. Dottoressa, l'impressione in un quartiere comunque popolare come questo di ostentare potenza, ricchezza, arroganza, no? Diciamo, sul territorio ci siamo noi attraverso l'immagine che dà questa villa. Certo, una delle caratteristiche che contraddistinguono il clan Casa Monica è proprio il controllo del territorio attraverso tutta una serie di comportamenti, tra cui ad esempio la presenza di una villa così importante attesta il loro dominio e il loro potere sul territorio. I reati contestati sono associazione di stampo mafioso, estorsione, usura e intestazione fittizia di beni aggravati dal metodo mafioso. Marco, allora, innanzitutto grazie dottoressa, a distanza stiamo, ci seguiamo perché vi faccio vedere quanto è grande anche tutta questa villa, guardate quanto è lunga, ma su questa via qui ce ne sono altre di ville che sono state confiscate al clan. Guardate, non si finisce mai, è veramente lunghissima, è enorme, in un quartiere abbastanza popolare. E quindi questo è una delle, ieri ne sono state sequestrate 7, ma sono state sequestrati anche dei pub, dei bar, uffici commerciali. Vi do anche un'altra notizia che ci ha confermato stamattina la polizia, che praticamente arrivavano con pacchi di soldi in mano nei negozi del centro e lì compravano borse da 4.000 euro o orologi. In pratica l'impero di Casa Monica è partito negli anni passati prestando soldi, strozzinaggio, interessi del 200-300%, poi negli anni hanno diversificato gli investimenti anche delle ville. Qui ci fa molto piacere arrivare in questo punto, praticamente siamo a pochi metri dall'altra villa, perché questa è un'altra villa che è stata confiscata al clan e oggi è diventato il parco della legalità. Cioè, guardate anche qui tutto questo spazio nel 2009 è stato confiscato e è stato restituito. Dall'altro lato, considerate, in questa via c'erano loro, no? Sopra e sotto, da quest'altro lato c'è un'altra villa che è stata confiscata e data ad un'associazione. Dottoressa, mi scusi, l'associazione dei genitori di soggetti autistici. Di soggetti autistici. Insomma, Marco, quando vuoi intervieni, vi faccio vedere dall'inizio alla fine. Sì, bravo Vittorio a far vedere questo, no? La villa sequestrata e poi quello che sono diventate queste ville che sono state sequestrate in passato, quindi luoghi di presidi di legalità, cioè, oppure anche, per l'utilizzo per i bambini disabili. Esatto. Ecco. Esatto, è rimpossessarsi dello spazio, rimpossessarsi del territorio e abbattere l'arroganza del potere. Considerate che lì in fondo controllavano proprio anche gli ingressi, le uscite. Noi abbiamo provato a parlare con le persone che abbiamo di fronte, naturalmente il sentimento di tensione, di paura, perché abitare di fronte a loro non era semplice, hanno detto a noi non ci hanno dato nessun problema e non hanno voluto rilasciare altre dichiarazioni. Insomma, naturalmente per il momento è sotto sequestro insieme ad altre 7 mila. Il confronto tra l'ostentazione, ricordiamo anche i funerali, quelli famosi di Don Bosco a Roma, tristemente famosi, di Don Bosco a Roma, l'ostentazione, e qui Vittorio dice rispondiamo con l'ostentazione dello Stato, cioè quei luoghi, quei fabbricati che erano di Casa Monica adesso sono presidi di legalità. Ecco, ma sai, nella casa qui. Della legalità, fra l'altro, ci sono dei riquadri con tutti i nomi dei caduti,
tutti i nomi. Pensa, nella casa che era di Casa Monica, diventata la casa della legalità, e tutti i nomi delle persone che sono cadute in nome della legalità. Quindi questa è stata una cosa bellissima. È molto importante, molto, molto importante. Vittorio, purtroppo non abbiamo più tempo, ma ti ringrazio per questo, sì, per questo racconto. Sì, volevo ringraziare la Polizia di Stato. Certo. Naturalmente per il loro impegno, considerate che sono stati utilizzati più di 150 uomini, il loro impegno quotidiano nella lotta contro il crimine. Naturalmente un ringraziamento a tutta la società civile, a noi tutti, per riprenderci parte del territorio che prima era nelle mani di pochi. Non è così, lo Stato c'è, ci siamo e ci riprendiamo ciò che ci appartiene a tutti nel nome della legalità. Bravo. Per cui grazie. Bravo. A tutti. Bravo. Per questa operazione. Bravo, salutaci l'ispettore di polizia, l'ispettrice di polizia e tutti i suoi uomini. Adesso